Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro corso di programmazione ISO e torniture in CNC. Oggi cominciamo a vedere come il tornio si muove all'interno del suo spazio di lavoro. Ovviamente sappiamo che si muove tramite dei codici, tramite dei comandi dati da un CNC. Apriamo questo primo schemino e cerchiamo di capire una cosa. Lo spazio all'interno della macchina viene visto secondo quello che sono due assi cartesiani. Due assi cartesiani altro non sono due rette che si incrociano, una orizzontale, una verticale. Il punto di incrocio è lo 0. Spostandoci verso destra su Z andremo da 0 a più, quindi 1, 2, 3, 4 e così via. Spostandoci verso sinistra, quindi verso l'autocentrante, andremo da 0 a meno, cioè meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, eccetera. L'asse invece perpendicolare a Z è l'asse che determina la nostra posizione diametrale. Spostandoci verso l'utensile, normalmente, nelle macchine moderne è verso l'alto, nelle macchine di una volta era verso l'operatore. Diciamo che poco importa, una volta che si è capito come si muove la macchina, spostandoci verso l'utensile si va da 0 a più, quindi x1, x2, x3, x4. Spostandosi da 0, allontanandosi dall'utensile, si va a meno 1, meno 2, meno 3, meno 4. Normalmente si lavora in z meno x più. Una cosa che va detta su x: x è diametrale, quindi uno spostamento da x0 a x50 genererà una tornitura sì di 50 mm, ma uno spostamento fisico dell'utensile di soli 25 mm, quindi automaticamente noi a x andiamo a dare quelli che sono i diametri. Volendo si potrebbe anche mettere la macchina non in diametrale, cioè sfruttando i raggi, ma diventa tutto più complicato, soprattutto quando si vanno a programmare conicità, smussi ed altro. Quando noi montiamo un utensile in torretta, l'utensile non sa assolutamente dove si trova rispetto al pezzo, rispetto alla macchina, non sa assolutamente niente. Quindi noi, con un processo che poi andremo a vedere con il software che utilizzeremo in seguito, una volta montato l'utensile in macchina, dovremo andare contro la faccia del pezzo e dirgli Z0, misurala, quella è la tua Z0, tornire un diametro. Ipotizziamo di aver tornito un diametro, dopo averlo tornito risulti 100, gli diremo ZX100. A quel punto la posizione dell'utensile sarà sempre nota alla macchina. Normalmente lo 0 pezzo si fa 2 o 3 mm all'interno del pezzo, in modo tale che si asporteranno 2 o 3 mm di grezzo per avere una lavorazione completa. Normalmente sono pezzi che sono o grezzi in crosta di fusione o tagliati di seghetto, quindi è opportuno lavorarli fino in centro. Detto questo, si può cominciare a vedere la programmazione. Quindi montiamo il pezzo in macchina, stabiliamo cosa dobbiamo fare, montiamo un utensile adatto a quella lavorazione, dopodiché andiamo ad azzerarlo, cioè a dirgli la sua posizione rispetto al punto 0 pezzo. Come? Lo vedremo più avanti. Adesso ci basti sapere che fisicamente dobbiamo andare a prendere un utensile idoneo alla nostra lavorazione. In questo caso io voglio sfacciare e tornire. Mai andrò a montare un utensile di questo genere. Per quale motivo? Perché potrò tornire cilindrico ma non sfacciare. Andrò a montare quindi un utensile che mi permette di lavorare in entrambe le direzioni. In questo caso mi sono scelto un CNMG, cioè un rombico ad 80 gradi, raggio di punta 0,4, iscritto in un diametro da 12 mm. Cosa conta anche quando io vado a montare un pezzo, un utensile, scusatemi, la sporgenza. L'utensile deve sempre sporgere il meno possibile valutando gli ingombri della macchina. Quindi lo farò sporgere sempre meno che posso. Più sporge, più vado
incontro a possibili vibrazioni, se è un bareno a misure non costanti nel tempo, lavorazioni con una rugosità troppo alta rispetto a quella richiesta. Facciamoli sporgere il meno possibile. Bene, eccoci all'interno del nostro editor di programmazione. Attualmente abbiamo montato un solo utensile e abbiamo in macchina un pezzo diametro 100 che andremo a sfacciare e a tornire sul diametro esterno. Quindi, prima di tutto, stabiliamo con che utensile lo sfacciamo. Ne abbiamo solo uno, non è difficile, T01M6. Allora, alcune macchine, soprattutto i Fanuc, le più moderne, per chiamare la torretta e farla ruotare, necessitano semplicemente di un codice T0101 e via. Le macchine italiane come ECS invece T01M6 e T01 può essere il nome della torretta ma anche il nome del correttore che viene associato alla torretta, un po' più complesso. Sinceramente i giapponesi sono stati un po' più veloci di noi. Questo software si basa su una programmazione di tipo italiana. Poi sarà necessario far ruotare il mandrino. M3 fa ruotare il mandrino, quindi l'autocentrante. M4 fa ruotare il mandrino, quindi l'autocentrante. La differenza tra M3 e M4 è semplicemente il senso di rotazione. In questo caso noi useremo l'M3. Se usassimo l'M4, dovremmo girare l'utensile all'incontrario. Molto semplice. G 97 o G96 permettono di stabilire cosa? La S stabilisce il numero di giri o la velocità di taglio costante. G97 fa in modo che S800 siano 800 giri al minuto dell'autocentrante del mandrino, indipendentemente da quale diametro io stia andando a tornire. G96 S800 invece andrebbe ad indicare velocità di taglio costante, ossia a seconda del diametro a cui io sto lavorando, la macchina aumenta o decrementa i giri, facendo in modo che sulla punta dell'utensile si sviluppino 800 metri di materiale ogni minuto che passa. Per assurdo, X0 corrisponderebbe a giri infiniti ed è per questo che normalmente c'è un codice che in questo caso non è contemplato, sul Fanuc che è G92S2000, che fa in modo che l'autocentrante e il mandrino non possano mai oltrepassare 2000 giri al minuto, indipendentemente dalla velocità di taglio programmata. G95 è sempre meglio metterlo. Normalmente la macchina parte già in G95, ma non è garantito, di conseguenza ammettiamolo perché non sappiamo chi ha lavorato prima di noi sulla stessa macchina, cosa ha utilizzato. G94 lavora in millimetri al minuto, cioè anche ad autocentrante fermo, noi in condizioni di lavoro possiamo avanzare l'utensile. G95 lavora invece in millimetri al giro, quindi possiamo lavorare solo quando l'autocentrante ruota. Bene. Avviciniamoci al pezzo, come lo facciamo? Lo facciamo in rapido. G0 dice alla macchina che tutte le coordinate che io andrò a inserire verranno raggiunte in velocità rapida. Abbiamo detto che il nostro diametro esterno è 50 mm, quello del grezzo, quindi andremo a x55.0, z0.0. Cosa vuol dire? Vuol dire che io andrò a una distanza di sicurezza, cioè 5 mm dal mio grezzo, a una z a cui io vorrò cominciare a lavorare perché io lo vorrò sfacciare a 0. Bene, cominciamo a lavorare, quindi G1, movimento rapido, X0, o meglio ancora X meno, facciamo X0, non vi voglio confondere le idee, X0.0, F0.3. Cos'è questo F0.3? Bene, è l'avanzamento espresso in millimetri al giro. Man mano che l'utensile procede verso il centro del pezzo, ogni giro dell'autocentrante, lo spostamento del pezzo sarà 3 decimi al giro, F0.3. Ho sfacciato, sono in centro al pezzo, mi devo staccare. G0, Z1. Voglio dare una pelata diametro 45,
per una lunghezza di 40 mm, quindi sempre in G0 x45 punto 0. A questo punto in G1 z meno 40.0, che f andrà a utilizzare? Se non la ripeto, utilizzerà la f utilizzata al blocco numero 005. Per blocco intendo riga di comando. N002 è un blocco, N003 è un altro blocco e così via. Se invece voglio andare un pochino più forte o più piano, F0.5. Finita la mia lavorazione, in rapido G0 x 150.0 z 50.0, mi stacco dal pezzo e metto un M30, cioè un M che dice al programma: bene, hai finito, riavvolgiti, cominceremo un nuovo pezzo. Eseguiamolo, vediamo se ci dà qualche errore. Non ci dà nessun errore, mi mando in ruota, il mio avvicinamento è rapido, vado a x0 a lavorare, mi stacco di 1 mm, vado a x45 e lavoro a meno z40. Perfetto, attenzione, un errore di digitazione comporta grossi problemi. Vediamo cosa succede. Il bello di avere una macchina virtuale è questo. Se fossimo su una macchina normale mi tremerebbero le gambe. Crash. Eccolo qua, ok? Quindi rileggete sempre i programmi dopo che li avete fatti. C'è qualcosa che non è bello in questo programma, è a spigolo vivo. Allora, noi fino adesso abbiamo programmato in lavoro una z alla volta, ma se noi saliamo un pochino di meno dopo aver sfacciato il nostro pezzo, poi in G1 ci andiamo ad appoggiare al pezzo stesso e prima della tornitura cilindrica, sempre in G1, non va ripetuto G1, lo ripeto io così abbiamo una chiarezza superiore. Noi ci mettiamo x 45 e z meno 2.5 così facendo noi in un blocco con G1 andiamo a inserire due coordinate. Il raggiungimento da x40 z0 delle due coordinate verrà fatto secondo una linea retta. Ok, quindi se avremo bisogno di un angolo inclinato a 30 gradi o a 45 gradi, metteremo delle coordinate diverse. La programmazione diretta ci verrà in aiuto, ma quello lo vedremo dopo. Cosa succede? Noi con le nostre M possiamo gestire anche altre cose della macchina. Mettiamo un M8 e un M9. Eseguiamo il programma. Cosa fa l'M8? L'M8 altro non fa che attivarci il refrigerante. L'M9 lo spegnerà. Quando compriamo una macchina ci viene dato il listino delle M, listato delle M e listato delle G. Le G sono abbastanza standard. Le M possono essere personalizzate, quindi dovete chiudere una porta perché avete le porte pneumatiche, ci sarà una M. Dovete aprire e chiudere il mandrino, ci sarà una M.
quelle vanno imparate a memoria. Normalmente è buona cosa mettere questo listato a bordo macchina, se si fa la programmazione a bordo macchina. Bene, io direi che per adesso abbiamo finito. Provate a rileggervi un po' i nostri codici, a prendere un foglio a quadretti, segnate l'asse Z, l'asse X, usate il quadretto come unità e fate dei piccoli programmi dove cominciate a muovermi nello spazio di assi cartesiane. Ricordatevi, la Z normalmente viene programmata in negativo, la X in positivo. Vi chiedo scusa se ogni tanto mi impappino, so di non essere un bravo youtuber, l'abitudine spesso di dire ci ho fatto caso, non mi sono corretto, ho lasciato correre autocentrante o mandrino e fare un po' di confusione mi arriva dai tanti anni passati a bordo macchina. So che è un errore, perdonatemi quei piccoli, diciamo, errori di espressione dovuti al fatto che comunque non sono nato insegnante ma principalmente meccanico. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di esservi stato utile almeno un po'. Grazie a tutti, buona giornata.